L'impersonalità della vita. Comunità per la via della conoscenza, attraverso Attilio Masiero. Voce della quiete punto vaiano chiocciola gmail.com a cura di VB. Andrea. Come dicevamo, un fatto non più interpretato rivela l'impersonalità della vita, che contrasta col vostro ritenere che tutto vi riguardi, compresa la vostra evoluzione o addirittura il vostro non evolvervi. Quindi affermare che quando la vostra mente viene messa a tacere, appare l'impersonalità della vita, significa che da quel momento niente più vi riguarda, per cui tutto appare come non appartenervi. E allora ogni fatto è un fatto solo dal punto di vista degli altri, poiché non parla più della vostra interpretazione, che rappresenta solo ciò che la vostra mente lo dichiara essere. Di solito voi considerate ogni fatto che la vita presenta come vecchio o già noto, o quando lo ritenete nuovo, lo è unicamente per quel tanto che la vostra mente gli concede di esserlo. Ma se un fatto viene spogliato dagli epiteti, dai giudizi o dalle interpretazioni che gli ponete sopra, rimane soltanto un'onda che va e che viene. Questo può accadere solo se viene privato ai vostri occhi del soggetto agente, non appartenendo più a voi o ad altri. Ogni fatto appare nella sua veste impersonale, cioè come azione senza intenzione. Ma che cosa esprime della vita un'azione senza intenzione, priva di agente, priva di giudizio, di etichette e di tutto ciò che voi ponete sopra la vita, nel tentativo di chiuderla, di afferrarla, di distinguerla, di separarla o di anchilosarla dentro vostri criteri? Voi oggi non lo sapete, poiché non vi è possibile rapportarvi con una vita impersonale, cioè non più marchiata dalle vostre menti in tutti i suoi singoli fatti.